Ciao e benvenuto in questo mini tutorial dove ti spiegherò come adoperare una corretta manutenzione sulla tosatrice Anger Zafir, che sia cordless o cord, quindi con batteria con cavo. Sono all'interno del centro assistenza toilettare e adesso ti spiegherò appunto come operare, pulire o addirittura sostituire dei pezzi di ricambio. La tosatrice Zafir è molto semplice, noi l'abbiamo smontata per ovvie ragioni e ti farò vedere adesso all'interno il corpo macchina completo. Parte anteriore, parte posteriore della tosatrice. Nella parte posteriore abbiamo svitato le viti della cerniera che supporta la testina e abbiamo rimosso le viti che tengono fissate la parte posteriore e anteriore. Quindi andiamo a togliere la cerniera ferma testine. Ok, le viti sono già svitate. Svuotiamo, apriamo dal basso verso l'alto e abbiamo il corpo macchina. Ti spiego come pulire o sostituire l'oscillatore della Zafir. Allora, hai qui il cuscinetto di protezione che appunto evita che i peli filtrino all'interno del corpo macchina, lo rimuovi, poi puoi aiutarti con un piccolo giravite per rimuovere l'oscillatore. Sempre in maniera delicata in modo tale che così si sviti molto lentamente e tranquillamente. Ok, quindi una volta fatto questo l'oscillatore è rimosso. Come vedi qui hai un ammasso di pelo. La verità è dipende se l'oscillatore è più o meno consumato. In questo caso abbiamo a che fare con un oscillatore consumato oltre che sporco. Per la sporcizia basta appunto rimuovere il pelo in eccesso, okay? Togliere il cuscinetto dell'oscillatore, okay? E poi pulire con un po' d'acqua l'oscillatore per rimuovere tutti i peli in eccesso, ok? In questo caso noi l'abbiamo pulito un po' così alla spartana, ok? Quello che vedete qui invece è del grasso che serve ovviamente inserirlo per permettere agli ingranaggi di roteare in maniera corretta, perché se non si inserisce il grasso gli ingranaggi un po' stentano a partire. Dopo aver pulito l'oscillatore si va a pulire il cuscinetto, ok? Una volta pulito si rifà la procedura, ok? Quindi si inserisce il cuscinetto nell'oscillatore, okay? E si incastra questo qui e questo più grande qua. Se disponete di grasso tanto meglio, inseritelo un po' nelle mani e lo passate nella parte esterna dell'oscillatore e in questo cerchio un po' più grande, lo incastrate, ok? E l'oscillatore così è incastrato. Rimettete il cuscinetto. Qui ci sono due piccole fessure, ok? Dove va incastrato il cuscinetto, ok? Fatto, si richiude e si riavvita. Come sostituirlo invece? Vi serve chiaramente l'oscillatore nuovo. Potete acquistarlo sul nostro sito www.toilettare.com nella sezione dei ricambi della tosatrice Zafir. Ok, facciamo lo stesso identico procedimento. Ci aiutiamo con un giravite in modo tale che l'oscillatore fuoriesca in maniera delicata, ritogliamo il cuscinetto, ok? Pulita questa parte, togliamo questo e ne prendiamo uno nuovo che noi abbiamo qui a portata di mano, ok? Lo vedete? Come vedete non c'è grasso, quindi messo così non va bene. Dobbiamo rimettere il cuscinetto. Lo rimettiamo, dopodiché
lo inseriamo all'interno della macchinetta. Capite che è inserito perché fa una specie di scatto, un piccolo scatto, ok? E non si muove, tra l'altro. In questa parte qui e nelle parti esterne 1 e 2, ok? Andiamo a inserire un po' di grasso in modo tale che gli ingranaggi possano roteare con tranquillità. Fatto questo passaggio, si inserisce il cuscinetto che ti permette di non far penetrare i peli all'interno del corpo da macchina. Fatto questo, gli hai messo il grasso, richiudi, inserisci, se qui ha bisogno di una pulita, come in questo caso gli dai una pulita con una pezzola, quello che sia, gli inserisci la cerniera per inserire le testine, ok? Dopodiché avviti sia la cerniera che le viti della parte posteriore della tosatrice.